È dura la classifica delle migliori università europee per gli atenei italiani. Il cerchio si stringe intorno alle prime 100 per trovare al 47esimo posto il Politecnico di Milano e poi al 65esimo La Sapienza e più in basso Bologna e Padova. A primeggiare, come sempre, ci sono le inglesi, Oxford prima, Cambridge, l'Imperial College. Tra le 20 posizioni principali ci sono i Politecnici svizzeri, tre università tedesche, due olandesi e una francese. Una classifica, quella della QS Europe Rankings, che non convince gli studenti della Sapienza di Roma. Io penso che dipende dalla facoltà, sinceramente, perché io facendo ingegneria so che l'Italia, per esempio, è messa molto bene in Europa. Sapevo che ero, cioè, che era molto più alta di classifica, non ero aggiornata sulle ultime classifiche. Tuttavia, per quanto riguarda l'Italia, c'è un indicatore per il quale siamo primi in Europa, quello della produttività scientifica, pur spendendo molto meno nella ricerca di altri paesi come la Francia, per fare un esempio, anche se la quantità non coincide con la qualità. Valutando invece il riconoscimento da parte dei colleghi delle altre università, la Sapienza è 17esima e Bologna 18esima. In realtà io mi trovo molto bene con la Sapienza. Beh, la Sapienza è un'ottima università, io poi sono anche un pendolare, quindi anche la viabilità è ottima, comunque io riesco a spostarmi in poco tempo anche utilizzando i treni, quindi comunque è buona, i professori sono buoni.